Ciao, sono Ornella Uzzino e produco borse a Napoli. In questo video voglio parlarti di un argomento un po' tecnico, così che da darti gli strumenti per poter capire delle parole che delle volte senti e magari non conosci bene. Mi riferisco a quando parlo alla fase dopo l'analisi del tuo progetto, se sei un designer o devi produrre delle borse, che è quello di sviluppare il prototipo e poi il campione. Che cosa intendo per prototipo? Prototipo è: tu hai il disegno e viene realizzata la borsa per darti un'idea delle dimensioni. In genere si fa di materiali che non sono poi quelli lì che andremo a fare il campione. Ti faccio un esempio. Questo è un prototipo, è fatto di un materiale qualunque ed è stato semplicemente realizzato per dare forma all'idea che il mio cliente aveva chiesto. Da qui c'è tutto uno studio che viene fatto con i materiali per quanto riguarda il cotone piuttosto che la tintura, che in genere mi viene suggerito dal designer o dal cliente che mi dà il lavoro da fare, a cui poi io metto determinate attenzioni, ed è quello il valore aggiunto che normalmente l'artigiano dà al tuo prodotto. Dal prototipo, che in genere è fatto di questi materiali come ti dicevo, al pezzo finito, che è così, quindi fatto con i materiali e tutte le rifiniture che tu mi hai richiesto. Parliamo in genere prototipo e campione, e dal campione poi, facendo una stima dei costi, dei materiali e di tutto quello che c'è intorno, possiamo programmare la produzione. Spero che queste informazioni ti siano state utili. Commenta e condividi questo video. My name is... My name is... My name is...